Ed eccoci rientrati qui a Live Social con una nuova storia, ragazzi, ma sempre dai soliti microfoni, quelli dello Studio 2 di Radio Roma Capitale, dove anche oggi ho un nostro ospite al mio fianco con il quale vi porteremo in un mondo fantastico, quello del cosplay, e non solo, perché lui è anche content creator, quindi lo vediamo assiduamente su vari video social, ma arriveremo anche lì. Io ve lo presento dando il benvenuto al nostro amico Kiwir. Benvenuti in Kiwi! Ciao Kiwir, ben trovato. Bella a tutti, ragazzi, ciao cari. E soprattutto benvenuti a te, grazie veramente per esserci venuto a trovare con tutta la tua energia qui in studio. Tra un istante spiegheremo un po' tutto il tuo percorso artistico, se così vogliamo dire. Prima di iniziare vi ricordo che la chiacchierata avrà un hashtag, il video avrà un hashtag, ovvero storie, col quale possiate voi, se vi perdete qualche passaggio, punto della chiacchierata tra me e Kiwir, se ve lo perdete riguardate il video e soprattutto ricondividetelo con tutti i vostri contatti. Ma detto questo, Kiwir, ci siamo? Sì. E allora partiamo, eccoci qua. Allora, partiamo subito dalla parte, la prima parte, ovvero quella del cosplay. Ok, dimmi. Spieghiamo dimmi un attimino in cosa consiste e soprattutto tu cosplay di chi o di cosa? Allora, come cosplayer, sono, diciamo, faccio cosplay, sono un cosplayer da più o meno una decina d'anni, diciamo. Ok, quindi quando ancora era molto 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 di nicchia, diciamo, erano sì, proprio delle fiere piccolissime. E quindi lo faccio da 10 anni e da 7 anni più o meno, da 7 anni lo faccio in compagnia della mia dolce metà Michela. Che salutiamo. Che salutiamo. Ciao Michela. Ciao, la prossima volta tornaci a trovare, così magari vediamo anche l'altro lato, no, della coppia. Come, di cosa? Principalmente faccio cosplay di Dragon Ball, perché sono molto appassionato di Dragon Ball. Poi vario in base anche alla moda del momento, diciamo, dei film, delle Dragon serie. Ball, quindi fai sempre un personaggio all'interno? No, cambio. Ultimamente mi sto concentrando più su un personaggio, vabbè, Vegeta, che è uno dei personaggi sì, principali. Però tendo molto a cambiare personaggi, diciamo. Infatti c'ho tipo una quarantina di cosplay a casa mia. Beh, che poi tra l'altro non è neanche semplice, perché ecco, spieghiamo l'attenzione per, come dire, per rendere proprio l'abito in sé veritiero al massimo con quello che poi è in questo caso il cartone animato. Ci sono certe volte in cui ci sono degli abiti, non so, magari simili come a personaggi del cinema o personaggi dei videogame, e lì l'artefatto da parte vostra è assai complicato. Sì, diciamo, bisogna organizzarsi bene. Diciamo che i negozi cinesi sono i nostri migliori amici, perché ci riforniamo da un sacco di roba che abbiamo bisogno. Ovviamente, ad esempio? Ad esempio colla, tanta colla a caldo, tanta colla a caldo. Vagoni di colla a caldo, ragazzi. E quindi sì, però fortunatamente ci sono anche alcuni personaggi di cosplay, alcuni personaggi di anime, cartoni animati o serie TV che fortunatamente non sono molto elaborati, quindi magari anche che sta una persona che sta alle prime armi, che si vuole approcciare, magari può anche fare quelli più semplici, che sono anche più, sono anche fattibili per chi, certo, sta all'inizio. Certo. Senti, ma infatti i capelli come li fai? Allora, pochissime volte, se possiamo dirlo, sì, sì. Ah, ok. Pochissime volte uso i miei capelli quando, che ne so, magari c'è da fare un cosplay, che ne so, di Lupin, per esempio, che lui c'ha i capelli sì, corti, rasati, posso usare i miei capelli. Al 99% delle volte uso parrucche che o compro, oppure comunque compro, le faccio io, le sistemo, le acconcio, eppure là c'è un bel lavoro dietro. Cioè, tipo la classica capigliatura da Goku, Vegeta. Quelle così, quelle compro le basi e me le faccio io, me le acconcio io, diciamo. All'inizio facevano veramente pietà quelle che facevo, poi dopo qualche anno, dopo tanti tentativi, stanno iniziando a diventare decenti, diciamo. Bene, e invece
quella specie di corpetti che ha Vegeta, no? Le armature, quelle pure le ho fatte io. Di che si realizzano quelle? Di gomma piuma, di plastica? Ci stanno varie scuole di pensiero, diciamo. Io sono più per la comodità e per la praticità, diciamo, perché alla fine le devi indossare, quindi non è che ci devi fare un combattimento reale. Ci stanno alcuni che vogliono un po', cioè la fanno proprio rigida, così che però va in giro che sei un tronco, diciamo, non ti puoi muovere. Sì. Quelle sono fatte che comunque ce le indosso, è tipo una maglia, diciamo, le faccio armature, però morbide, in maniera che comunque danno l'effetto dell'armatura, perché però comunque sono flessibili, insomma. Certo, certo. Capace, c'è tutto un mondo, perché poi voi siete soliti andare non solo a comics, ma dappertutto. Sì. Cioè, il prossimo evento dove ti vedremo mascherato chissà da cosa o da chi? Romics. Le mie tappe fisse tra l'altro sono Romics. Piccola gaffe, io l'ho chiamata comics, chissà perché. Vabbè. Quello lapsus. E quello si chiama. Sì, le mie tappe fisse sono Romics e Luca Comics. E a Romics e Luca ci vado da sempre, diciamo. Da Luca un paio d'anni, sono 3 anni che ci vado. Da Romix ci vado, diciamo, da sempre, diciamo. Da 7 anni ci vado. E la cadenza, ad esempio, a Romix, ogni quanto è? 2 volte l'anno, ad aprile e a ottobre. Ottimo, ottimo. Poi, ovviamente, tu sei anche molto influente e presente sui social. Sì. Con i tuoi canali, soprattutto lo YouTube. YouTuber, sì. Da un annetto, più o meno, faccio lo YouTuber, cioè. Io faccio lo YouTuber, mi sembra un po' esagerato. Sfatiamo però qualche mito qui ai nostri microfoni. Si lavora su YouTube? Allora, con certi tipi di numeri, sì. Diciamo, con numeri da... Non ti farò domande imbarazzanti, no, non no, vogliamo sapere. Ma tanto io rispondo a tutto, non c'è problema. Bene, a posto. Quanto hai in banca? Molto poco. Ha comunque risposto, la prova superata. No, ma ecco, con certi numeri ci si lavora con su certi YouTube. Numeri che, sì. Cioè, ci abbiamo dei parametri da dare, perché tanto è una delle domande più poste, no, da tutti gli utenti. Guarda, immagino, molto... ma come funziona? Sì, perché noi vediamo un mare di gente che fa, ovviamente è normale, il divertimento non ha inizio e non ha fine, giustamente, di ogni persona. Sì. Però se troviamo tanti contenuti sempre con più frequenza, assidui, costantemente, ci sono tuoi colleghi, chiamiamoli così, che giornalmente, quotidianamente pubblicano più e più video. Sì. E lì per forza deve essere un lavoro, perché se fai quello non lavori. Certo, sì. Ecco, per renderlo un lavoro. Allora, per rendere un lavoro si fa molto molto gradualmente, come tutte le cose. Per diventare un professionista non è che lo diventi da oggi al domani. Giusto. Lo si fa con anni di esperienza. Certo. Quindi in quegli anni di esperienza ti crei un tuo pubblico, una tua cerchia, dei tuoi follower, diciamoli così, che ti danno la possibilità di poterci guadagnare, lavorare e fare solo quello. Bene. Diciamo bene. Che i numeri sono orientativamente, non vuoi, dai 150.000 iscritti su YouTube può iniziare a diventare un lavoro fisso, solo quello fai. Perché proprio YouTube stesso per visualizzazioni, sì, ti paga. Per visualizzazioni ti paga, anche tramite le sponsorizzazioni che poi a una certa numero di iscritti ti arrivano, ovviamente, quindi magari si crea tutto un mondo, un ecosistema dietro questo lavoro, diciamo. E lì per ora, nostro, per me è ancora presto. E lì il nostro Kiwir avrà modo di acquistare e realizzare armature assai più comode e più complesse. Senti, grazie veramente per la chiacchierata che ci hai concesso ai microfoni. Se mi dai l'ok do tutti i tuoi contatti. Certo. Ragazzi, con noi il nostro Kiwir, youtuber e cosplayer. Vi diamo il 388 92 65 185 per chiamarlo, contattarlo, per chiedergli la qualunque. Kiwir _ su Instagram, Kiwir su Facebook e rudifiore24@gmail.com come mail di contatto. E sul nuovo social che è uscito da qualche settimana, è uscito un nuovo social che molto probabilmente affosserà Instagram, che si chiama Waveful, e lì mi potete trovare come Kiwir. Ho fatto anche un video su YouTube a riguardo, andatela a guardare. Che dire, ragazzi, più esaustivo di così, ma io ti invito a tornarci a trovare, daremo mano a mano varie dinamiche. Dai, di come sta andando il mondo social. Kiwir, grazie per oggi. Grazie a te. A tra un istante, ragazzi, con una nuova storia, un nuovo ospite, sempre qui a Live Social. Live Social.